dall'inizio hanno detto che la speranza c'è di camminare, di tutte queste cose, però bisogna lavorare tanto, bisogna fare sempre una terapia intensiva. E quindi questo stiamo facendo. Già più di 2 anni porto qua a cavallo, bambino, e sta migliorando, visto i risultati ce ne sai proprio. Questa è la storia di Bogdan, un bambino ucraino di 8 anni con tetraparesi spastica dalla nascita che vive a Reggio Calabria. Bogdan è un bambino allegro che va a scuola e che da un paio d'anni svolge la riabilitazione equestre presso la fattoria Aratea. Ho portato una volta a un'altra fattoria, però non mi è piaciuto per niente. Ho portato qualche 2 o 3 settimane e poi abbiamo trovato questa qua. È già terzo anno che porto qua sempre. Lui ora è seduto da solo, sta in piedi un pochino da solo. La mano destra è aperta perché prima era sempre chiusa. Ora è aperta, riesce a fare qualche movimento, qualcosa, riesce a prendere un pochino con la mano destra. La schiena più dritta, le gambe non incrocia come prima. Quindi piano piano. Ad accoglierlo trova sempre Irene Putorti, sociologa e socioterapeuta specializzata in riabilitazione equestre presso il Niguarda di Milano, che lo guida passo passo in questo suo percorso con l'aiuto di Nerina, cavallo ormai in simbiosi con Bogdan. La riabilitazione equestre è una tecnica grazie alla quale si può intervenire nell'ambito della riabilitazione di persone con particolari problemi, sia da un punto di vista psicomotorio che da un punto di vista cognitivo, mediante l'impiego in terapia del cavallo. Erroneamente viene definita ipoterapia, in realtà si parla preferibilmente di riabilitazione equestre, in quanto l'ipoterapia è un livello di essa. La differenza tra questi livelli è il tipo di impiego che viene fatto nel cavallo in terapia. Nel primo livello, l'ipoterapia, il cavallo viene bardato semplicemente con un sottosella e un maniglione, per cui il paziente che viene messo a cavallo sente ancora di più quelli che sono gli impulsi che provengono dal cammino del cavallo. È fondamentale questa fase perché viene sfruttato quello che è il cammino del cavallo, che è scientificamente provato è simile al passo umano. Bambino che monta a cavallo direttamente, appunto, soltanto mediante il sottosella, riceve le spinte e gli impulsi da parte del cavallo come se in quel momento stesse camminando. La rieducazione equestre invece viene utilizzata per, quindi oltre ad usufruire del cammino del cavallo, vengono richieste al bambino di effettuare una serie di azioni grazie alle quali il bambino può apprendere da un punto di vista anche cognitivo determinate competenze. Bogdan, infatti, è un bambino con tetraparesi spastica, arrivato qui da noi circa 2 anni fa, presentava una importante rigidità muscolare, per cui ecco, qui subentrano appunto i vari livelli dell'ipoterapia. Abbiamo dovuto iniziare appunto con il primo livello, andando ad indurre nel bambino inizialmente una fase di rilassamento a che poi potesse assumere la posizione da seduto, quindi con gambe divaricate, sul cavallo. Siamo riusciti ad ottenere dei grandi risultati con Bogdan, soprattutto per la motivazione che il bambino aveva nell'andare a cavallo e per questi momenti di grande gratificazione che il bambino prova nell'effettuare particolari esercizi a cavallo. Il bambino adesso riesce a stare seduto, riesce a stare in piedi e siamo andati anche a sviluppare il movimento di una manina, la manina destra, che il bambino purtroppo teneva immobilizzata contro il busto.
la riabilitazione equestre si è rivelato un ottimo supporto per quanto riguarda la riabilitazione dei soggetti con patologie motorie. Nel caso specifico di Bogdan si è rivelato appunto una cosa molto positiva, perché intanto l'ha aperto alla relazione, perché essendo Bogdan un bambino straniero, quindi aveva problemi anche con la lingua, e quindi questo portava ad avere una certa chiusura pure da un punto di vista della comunicazione e relazione. Il rapporto col cavallo lo ha molto, molto aperto e reso molto disponibile. Il rapporto con Adea è nato intanto sul piano personale, perché c'è un'amicizia che mi lega alla dottoressa Budorti, il quale mi ha chiesto in maniera appunto del tutto gratuita e personale una consulenza per quanto riguardava appunto questo bambino che è da me seguito da diversi anni. Abbiamo potuto appurare che il bambino aveva i presupposti per approcciarsi alla riabilitazione equestre, un campo che, dico la verità, per me era pressoché sconosciuto, ne avevo anch'io sentito parlare o avevo letto qualche cosa, però devo dire che sono stato piacevolmente sorpreso e ho visto effettivamente un miglioramento da diversi punti di vista del bambino. L'andatura del cavallo provoca nel bambino delle risposte in termini di reazioni, di equilibrio e di raddrizzamento. Quindi porta ad un bilanciamento del tronco e del bacino, ad un miglioramento dell'allineamento posturale. Va a completare un iter riabilitativo che il bambino già intraprende, nel caso specifico di Bogdan, ha intrapreso alla nascita. C'è tutto un percorso fatto di tecniche riabilitative specifiche che lo hanno portato a raggiungere determinati requisiti e praticamente adesso serve, come dire, strutturare e affinare determinate competenze che Bogdan ha acquisito, e questo ci consentirà in seguito di pensare ad una verticalizzazione, quindi a metterlo in piedi e successivamente provare anche a farlo deambulare.